dei buchi, sì. Cosa ti aspettavi? Che ci fossero le sale da bagno? Neppure una latrina. Se ti scappa, devi farla laggiù. Oh, basta che senti l'odore. E già, e ancora non è niente. Sentirai quando viene sera dal campo. Sale l'odore della morte. Mettiamo dei disinfettanti per coprirlo, che sono anche peggio. Premono e bruciano in gola. Ma non serve che ti tappi il naso, eh? Ti ci abituerai. Fai bene a stare zitto. Qui, meno parli, e meglio è. Ma cosa sei? Volontario? Potresti essere mio figlio con quel bel visetto pulito. Stai giù! Abbassa la testa. E se cammini in prima linea, la regola è che devi tenere la testa bassa, bassa. Non è difficile stare sempre accucciati col fucile in mano o a tracolla. Te l'ho spiegato che lo devi tenere pulito? O sei di quelli che hanno fatto l'addestramento col bastone? Perché i fucili scarseggiano. Vieni giù quella testa! Non la capisco, questa vostra smania, costretti non si sa per quale forza a muovervi, a cambiare posizione, a consumare le suole. Ma vuoi vedere la guerra in faccia? Vieni qui, vieni, guarda. La vedi quella mezza gamba piegata che viene fuori da quelle rocce? Quel ginocchio appuntito è là, incastrato da mesi, lì vicino, a metà del camminamento. Ho fissato il punto di ritrovo per la distribuzione del caffè, capisci? Il caffè vicino al ginocchio. Ah, non sei lombardo, eh? I lombardi hanno preso a chiamarlo il caffè Genoch. Ricorda loro quando prendevano il caffè degli ambulanti in piazza del Duomo, tenendo la tazzina sul ginocchio per mescolare lo zucchero. Ah già, peccato che qui di zucchero non ce n'è, ma figurati se sotto la Madonnina il caffè lo bevono amaro, seduti comodi, mescolano, rimescolano i signori d'Italia, mentre leggono sul giornale vittoria dei soldati italiani. Mescolano e sorridono.